Benvenuti, ben ritrovate e ben ritrovati. Una ragazza dice: per grazia del Signore, segno del destino, testuale, sono arrivata sul suo sito e ho trovato forse una risposta a un problema che ho da 5 anni. Qual è il problema, signora? Dolore ai rapporti, che nessuno sembra capire nella sua causa. Mi dice anche delle cose interessanti. Continue vaginiti. Ho fatto anche la ricerca del papillomavirus, esame negativo 2 volte, mi fanno la colposcopia e mi diagnosticano una condilomatosi. Ho delle perdite di sangue e mi dico che per quello che ho dolore ai rapporti e mi consigliano un anestetico locale mezz'ora prima del rapporto così posso averlo con meno male. Mi permetto di dire aiuto. Allora, quale ortopedico serio darebbe a una persona con la gamba rotta l'anestetico perché possa camminare? È un errore grave prescrivere anestetici alle signore che hanno dolore ai rapporti. Il punto non è che la signora abbia rapporti per la pace familiare o per far contento il marito, ma curare le cause del dolore. Non avere rapporti finché la signora non è guarita, affinché poi possa avere lei rapporti con gioia, con piacere, insieme alla persona che desidera. Non esiste di dare l'anestetico senza aver fatto una diagnosi e una terapia prima, perché significa legittimare un abuso. Io la vedo così. Detto questo, altre perplessità. Virapap, ricerca del papillomavirus negativa? C'è una condilomatosi alla colposcopia? La mia domanda è: ma è stata fatta una biopsia? E l'esame istologico conferma la diagnosi colposcopica di infezione da papillomavirus? Questi sono quesiti che mi portano a raccomandare vivamente di ripetere la ricerca del papillomavirus e fare una biopsia ripetendo la colposcopia, se non è stata fatta la biopsia, perché taglia la testa al toro, come si dice, nel vedere se A c'è stata l'infezione, B se l'infezione ha dato delle alterazioni cellulari coerenti con l'immagine colposcopica che dimostrano che il virus non solo ha infettato le cellule, ma è anche attivo nel provocare alterazioni cellulari di varia gravità. A quel punto, se è confermata l'infezione da papillomavirus, c'è da un lato l'orientamento di distruggere le lesioni con una conizzazione, con il laser, quello che il ginecologo oncologo ritenga. Dall'altro corregge il dolore ai rapporti. Allora, il papillomavirus di suo non dà dolore ai rapporti. Questo è un altro punto fermo. Ci può essere concomitanza tra un'infezione da papillomavirus e altri fattori che contribuiscono al dolore ai rapporti, dall'ipertono del muscolo che circonda la vagina, agli esiti di, non è il caso della signora, ma di trattamenti laser o altro che possono aver fatto dei danni, a fattori, anche terapie farmacologiche che a volte possono creare delle irritazioni, delle infiammazioni importanti che contribuiscono al dolore. Ci può essere una concomitanza con un'infezione da candida, quindi io devo fare prima di tutto una diagnosi differenziale competente tra i diversi fattori predisponenti, precipitanti e di mantenimento che contribuiscono al dolore ai rapporti. Per quanto riguarda poi la condilomatosi, è importante comunque consigliare alle donne nel dubbio di un'infezione da papillomavirus o nella conferma di aver contratto alcuni ceppi, raccomandare il vaccino, il nonavalente, perché il vaccino nonavalente ci protegge contro i 9 virus descritti, ma anche contro altri grazie a una cosiddetta cross-reazione. Preciso che il vaccino per il papillomavirus utilizza una proteina del capside, quindi non c'è il codice genetico del virus, c'è il numero di targa. Siccome alcuni numeri di targa ai ceppi di papillomavirus sono più di 100, sono molto simili, ecco che grazie a questo il vaccino ci protegge contro più ceppi dei 9 contenuti. Il vaccino va fatto nel
muscolo deltoide, diciamo subito, dopo 2 mesi, dopo altri 4 mesi, è stato studiato fino ai 45 anni. Per dire che cosa? Che fino ai 45 anni è stata dimostrata la presenza di anticorpi in quantità adeguata nel sangue e l'efficacia nel proteggere contro l'invasione da quei 9 ceppi più gli altri con cross reazione. Tuttavia, tutti i vaccini funzionano fino a 100 anni. E quindi, se anche una signora ha più di 45 anni ma è a rischio o ha già contratto alcuni papillomavirus, è corretto proporre la vaccinazione. Non è rimborsata dal servizio sanitario, la persona deve acquistarsi le dosi, però certamente la protezione della salute è la cosa più importante. Ci sono poi dei gel vaginali di estrazione vegetale che riducono la proliferazione del virus e quindi anche questo può essere un buon consiglio per la signora. Quindi, da un lato c'è tutta l'attenzione alla questione papillomavirus che va meglio documentata anche con la biopsia se si è evidenziata una condilomatosi, prevenzione con il vaccino e terapia per ridurre le infezioni, la manifestazione delle lesioni a livello vaginale e poi invece diagnosi e terapia corretta del dolore ai rapporti. Così è possibile veramente stare meglio, ma bisogna fare una diagnosi articolata, corretta, molto attenta, è una terapia multimodale perché i fattori in gioco sono diversi e vanno tutti modificati in maniera coordinata con una visione del problema. Si chiama competenza. Auguroni.